ovviamente essendo subentrati da pochissimo tempo, la possibilità di programmare qualcosa è stata ridotta al lumicino, se non impossibile. Ma sin da ora, rispetto al prossimo anno, come avevamo anche detto in campagna elettorale, vorremmo stabilire, cercando addirittura, se sarà possibile, non so questo se poi si potrà fare, di approvare un bilancio di previsione in tempi più possibile anticipati rispetto a quelle che sono le ultime, in questi ultimi anni, come è accaduto, nel senso che spesso i bilanci di previsione ormai sono arrivati ad essere approvati sotto forma di sostanziale consultivo, cioè ormai ha esercizio finanziario avviato, e quindi con una possibilità di programmazione molto ristretta, perché lavorando sui dodicesimi e non su una programmazione a monte, il discorso diventa molto più contingentato. Proprio raccogliendo la sua iniziativa, la sua proposta, è intenzione, come anche questo detto anche in campagna elettorale, di costituire un ufficio, uno sportello, un qualcosa per l'Europa, con delle figure che svolgono proprio una funzione e di monitoraggio, ma anche di programmazione, non solo sulla cultura, anche sulla cultura, ma su altri aspetti e settori dell'amministrazione, proprio per non dover sempre rincorrere, anziché invece programmare e seguire con calma e con serenità le cose, anche e soprattutto in termini di risorse che possono accompagnare la realizzazione di questi. I fondi non ci sono, ha detto quello che uno ha, noi praticamente abbiamo nulla o quasi nulla, e quindi dobbiamo adesso vedere in che modo poter uscire da questa fase di impasse. È ovvio che nella prospettiva futura, anche in base al bilancio, come vedremo dopo, un orizzonte si apre, ma non nell'immediato, bensì, se non altro, non prima del 2016, almeno stando a quello che abbiamo potuto vedere fino adesso. Detto ciò, l'ufficio, lo sportello, quello che sarà per le politiche comunitarie, ovviamente deve essere anche per un minimo sostenuto da risorse, perché non si può ovviamente chiedere a figure professionali, anche eventualmente dell'amministrazione. Stiamo anche valutando se, facendo diciamo un monitoraggio, se ci sono già professionalità acquisite su questa specifica, questo specifico aspetto della progettazione europea, o eventualmente accedendo ad altre risorse esterne che però comunque devono essere, se non altro, almeno rimborsate nelle spese vive, quindi anche costruire un ufficio con un computer, una stampante, un telefono, è una cosa che va comunque valutata sempre compatibilmente con quelle che sono le risorse. Lo vogliamo fare comunque, e sono certo che lo faremo nel brevissimo, e quella è la linea da seguire, e la ringrazio per l'indicazione. Buongiorno, salvo errore sembra che non sia stato coinvolto in tutte queste iniziative il centro socioculturale di Grotta Ferrata, che è una realtà abbastanza importante. Questo dipende dalla scarsità di tempo che c'è stata o da altri motivi? Grazie della domanda. Da una e dall'altra cosa, o meglio, in parte dalla scarsità di tempo, perché comunque abbiamo lavorato sempre in un momento in situazioni di urgenza, purtroppo ricorrendo alle situazioni e non potendole programmare perché siamo entrati in corsa, e altra perché intendiamo comunque, prima di aprire un rapporto diretto con l'associazionismo, fare un discorso a monte, che è quello di redigere un albo delle associazioni, sapere esattamente quali sono i nostri interlocutori sul territorio, non che il centro socioculturale abbia bisogno di particolari presentazioni perché esiste da sempre. Con alcune associazioni abbiamo voluto dialogare, che peraltro poi sono anche dentro il centro socioculturale. Con il centro in particolare non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo voluto fare anche per ragioni di tempo, lo faremo senz'altro non appena avremo fatto questo censimento, che ci consentirà anche di aprire dei rapporti più spediti, più rapidi, una volta che avremo stabilito chi è che è nell'albo delle associazioni con dei requisiti specifici, e quindi anche lavorato su un discorso per poter dare i patrocini in modo anche un po', diciamo, più mirato, e anche con un ragionamento più pensato, perché spesso riceviamo richieste di patrocinio tutto, cerchiamo ovviamente di non dire no a nessuno, ma è anche vero che a volte ci sono situazioni che potrebbero anche essere, come dire, non necessariamente patrocinate, no, perché non abbiano valore, ma perché hanno altri tagli, altri impatti sulla città. È pur vero che comunque il centro socioculturale qualcosa, se non ricordo bene, abbiamo se non altro autorizzato a livello di patrocini, adesso non ricordo quali erano le esperienze, ricordo che in un paio di libri comunque il centro socioculturale c'era. Va da sé che appena abbiamo realizzato questi passaggi, che teniamo